già pronto per spiccare il volo. Io credo proprio di sì. Qualcuno veramente potrebbe nel prossimo futuro iniziare una carriera proprio di alto livello. Qual è la sua prima valutazione? La prima, non definitiva, è che ci abbiamo visto bene, la situazione è in evoluzione, siamo stati veramente bravi a creare un feeling sia con la città, con i cantanti, con i maestri, e pensiamo di poter programmare l'anno che viene ancora in maniera più suggestiva e più importante. Un evento che ha portato un grande valore aggiunto a Guardia Grele. Ne parliamo con Antonello Lupiani, che è presidente dell'Associazione degli Amici della Musica e del Teatro. Sono tre associazioni che hanno provveduto a organizzare questa manifestazione: l'Ente Mostra, gli Amici della Musica e del Teatro e Guardia Grele Opera. È una combinazione di tre associazioni con un impegno notevole, come potete vedere dall'allestimento della piazza e del palco. Abbiamo compreso dai due grandi artisti che sono stati l'anima insieme a De Caro di questa iniziativa che sono già buone idee per il futuro. È ovvio che non possiamo fermarci qui, perché ci stiamo rendendo conto che questa è la seconda edizione già più seguita della prima, quindi è ovvio che anche il pubblico ci incoraggia l'amministrazione pubblica e anche gli operatori economici del posto, che ovviamente in questa settimana hanno avuto modo di aumentare i loro profitti perché c'è stato un notevole movimento. Facendo l'opera studio abbiamo portato a Guardia Grele anche familiari dei cantanti stranieri, amici, e quindi credo che tutti possono ritenersi soddisfatti.